Una bella iniziativa della casa editrice Roggiosi, che unisce la tradizione della pizzeria d'autore con le prelibatezze della pizzeria Trianon da Ciro, a un libro che di volta in volta viene raccontato dall'autore. L'ultima tappa di Pizziamoci un libro ha avuto come protagonista Gloss Graphic Novel, il volume realizzato da Francesca Scognamiglio Petino con i disegni di Rosa e Carlotta Crepax. L'autrice ha dialogato con il pubblico e ha interagito con Emma Di Lorenzo, che l'ha spinta a rivelare retroscena sul racconto noir ambientato nel mondo della moda e della pubblicità, che riprende le atmosfere CSI New York, con Napoli, Firenze e Parigi sullo sfondo. L'emozione è grande e stasera è come giocare con il tempo, no? La cosa più preziosa che noi possediamo è il tempo. Quello che tu doni non può più ritornare indietro. Io questa sera faccio un viaggio a ritroso di 4 anni, perché il romanzo nasce nel 2012, il graphic novel nasce nel 2014, siamo nel 2018. Mi fa un po' strano, ma soprattutto mi fa strano vedere tanta gente che sia venuta ad ascoltarlo dopo tante presentazioni che ci sono state. Gloss parla di amore. Parla sicuramente di amore, di un profondo amore e di persone che comunque si spendono e spendono il loro tempo e la loro vita per risolvere dei casi in cui sono coinvolti perfetti estranei, no? Un po' come la scia del CSI. Tutti quegli agenti li vedi coinvolti in prima persona, quasi sofferenti, anche quando esaminano un cadavere, quando sono sulla scena del crimine. E Gloss è così, è pieno di emozioni.